Il giorno dopo il caso Stelvio, la tappa Sarnonico-Vittorio-Veneto ha un prologo movimentato. Prima della partenza della frazione, la riunione dei direttori sportivi e poi il vertice con giuria e direzione corsa. Dopo 20 minuti si decide, si parte. La 17esima tappa fila a ritmo elevato e in gruppo compatto per i primi 60 km. Poi si forma una fuga di 26 corridori. Il gruppo della Maglia Rosa se la prende comoda. La prima azione importante a 20 km dall'arrivo viene portata avanti da Thomas De Gendt. Nella salita dell'ultimo GPM di giornata scatta anche Stefano Pirazzi. Negli ultimi chilometri si forma un quintetto che entra insieme a Vittorio Veneto. A 1200 metri dall'arrivo l'azione determinante del ciociaro della Bardiani. Gli altri non lo riprendono più. Vince e guadagna la prima vittoria da pro. Esulta con il gesto dell'ombrello, che gli costa 200 franchi svizzeri di multa, e un lungo pianto. È stato uno sfogo dopo 5 anni di critiche, spiega Pirazzi scusandosi. Il gruppo della Maglia Rosa arriva con oltre 15 minuti di ritardo dal battistrada. A fine giornata la classifica generale rimane immutata. Quintana è in rosa, Uran ha un ritardo di 1 minuto e 41 secondi. E il colombiano della Movistar, che in mattinata non è stato salutato da diversi corridori, precisa con orgoglio che non ha rubato nulla.